Indie Nation, il podcast, episodio 4 del format in versione estesa del lato viola del ring dedicato al grandissimo mondo del wrestling indipendente, appunto che potete trovare già sul canale YouTube del lato viola del ring con delle pillole, quindi dei contenuti piccoli che in qualche modo potete recuperare molto facilmente, ma che saltuariamente potete trovare anche in versione podcast con degli approfondimenti, diciamo, su delle tematiche, appunto degli show o dei personaggi facenti parte della scena indipendente. E per chi era già presente al pre-show, avrà già saputo che comunque sia in questo mese ci sono diversi eventi grossi, comunque di wrestling internazionale, ma c'è anche tanto di wrestling italiano. Ci sono degli show che ancora devono avvenire, ma ci sono degli show che già sono disponibili in versione anche gratuita, che quindi potete recuperare molto facilmente. Ma andando un po' così alle formalità, con voi c'è il vostro Draco, che è un po' coordinatore anche di questo progetto, oltre a Wrestling Unico Amore, perché bisogna tenersi sempre in attività, no? Perché avere una vita semplice e poco impegnata? Bisogna tenersi anche in attività. Quindi, con dei fidi compagni, ci siamo riuniti e abbiamo detto: bene, inizieremo a monitorare un po' di più la scena indipendente, di qualunque tipo essa sia. E insieme a me c'è un'altra, comunque, delle colonne storiche ormai di Wrestling Unico Amore, che torna in live sul lato viola del ring dopo tanto tempo. Quindi mi raccomando, anche dalla chat, e se state recuperando questa live, questo contenuto, date un caloroso bentornato a Dario The Icon. Ciao Dario. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. O buongiorno, visto che ancora c'è il sole che spacca le pietre. Ma io direi anche buonanotte per chi magari ci sta recuperando a tarda serata e ci sta Ah, guardando esatto, prima di sì. andare a letto. Quindi sì. Esatto. E beh, dai, c'è movimento in chat, sono contento. Oh, guarda chi c'è, Enea, Enea, salve, salve. Attenzione. Che anche se al lavoro passa a salutare, che è grande, che è grande. E tra l'altro ci vediamo la settimana prossima con questo ragazzone qua. Esatto. E diremo poi tutti i dettagli a breve, però la settimana prossima rivediamo dal vivo un po' di persone con cui è da un po' che non ci becchiamo. E il E ci wrestling italiano, rivediamo. eh sì, ci rivediamo, esatto. Il wrestling italiano è buono anche per questo, no? Perché magari riunisce appassionati di wrestling da diverse zone, quindi magari possiamo fare due chiacchiere dal vivo. Tra l'altro, Dario, tu mi sa che ti farai qualche chilometro per raggiungere, giusto qualcuno. Giusto qualche 1700 chilometri. Mamma mia, mamma mia, incredibile, incredibile. Però dai, ne varrà la pena. Ci sono due show la prossima settimana, appunto. Poi più avanti nella puntata magari daremo qualche dettaglio in più. Ci sono due show la prossima settimana molto, molto promettenti. Esatto. E uno ce n'è anche in questo weekend, perché se siete in zona Bergamo, comunque zona Milano in generale, c'è il nuovo Fight Forever dell'ICW, dove tra l'altro ci sarà anche un ospite internazionale, perché tornerà Connor Mills questa volta per dare l'assalto al titolo interregionale di Gabriel Buck. Quindi, occhio, è Quindi uno show occhio. comunque carino. Ci viene a trovare anche Steven Strike. Ciao caro, ciao. Attenzione. Ciao. E allora, per questa puntata, però, appunto, come magari state leggendo, se state comunque vedendo il video, qui sotto sta passando un bannerino rotante. Durante la puntata passeranno altri bannerini, comunque con delle informazioni su prossimi show. Però intanto, se avete già visto le tematiche, saprete che oggi parleremo di due sigle di wrestling italiano che stanno rendendo disponibili i loro show in maniera spezzettata, per magari permettere meglio la visione agli utenti su YouTube. Quindi tutto gratuito, tutto facilmente recuperabile, sta solamente a voi andare a vedere un attimo quello di cui siete più interessati di base, o magari tutto quanto, se siete bravi, vedete tutto quanto. Anche perché è come vedersi le puntate di una serie TV alla fine, durano una trentina di minuti Sì, l'uno, su infatti, per giù. esattamente, esattamente. E Johnny, ciao Johnny, grandissimo che ci viene a trovare anche lui. Bene, dai, c'è gente per questa puntata, sono contento, sono contento. Il wrestling italiano merita. C'è gente con noi, anche se si trova al mare.
alla faccia nostra. Esatto. Quindi appunto oggi doppia tematica, partiremo però dalla Wrestling Megastars. Innanzitutto perché sul lato viola del ring purtroppo non abbiamo mai avuto l'occasione di parlarne. Abbiamo ospitato comunque degli esponenti della Wrestling Megastars, che comunque diciamo è la federazione che ruota intorno al Bologna Wrestling Team. E sul lato viola del ring, nella taverna del wrestling italiano, abbiamo avuto Nico Narciso, VP Dozer, anche Leon, comunque anche lui uno degli esponenti della Megastars, nonostante adesso è da un po' che non appare comunque in qualche show, peccato, però è stato con noi a farci compagnia. E adesso che la Megastars sta rendendo disponibili i suoi show sul canale YouTube di Michele Posa, il canale principale, non quello dedicato alle news e ai rumor, abbiamo un modo anche per magari recuperare i loro show che magari prima si potevano vedere soprattutto dal vivo e ogni tanto magari giusto qualcosina che veniva caricata su YouTube. Adesso Qualche invece anche spezzone. loro, esatto, anche loro stanno iniziando a avere un buon ritmo comunque nel dare la possibilità di recuperare gli eventi. Allora, ci arriva questo rumor, lo prendiamo come rumor, che sì, l'avevo sentito anch'io, che dire, io spero in una marcia indietro, Annie, perché mi dispiacerebbe non poco se questa cosa poi fosse effettiva poi a lungo termine. Ci sta un periodo magari di Di distacco. pausa. Cioè, sì, abbiamo visto atleti tipo Nemesi, altri ancora hanno fatto tipo 10 ritiri nella carriera, che manco Terry Funk, un altro buono, Terry Funk è peggio, però comunque abbiamo visto atleti andare e venire, quindi spero sia una cosa periodica, onesto, perché mi piace un sacco lui, comunque ci sta. Però... Molto bravo come wrestler, merita tanto perché mi è capitato di vederlo soprattutto agli show della Rising Sun che ha fatto qualche apparizione. Devo dire che è davvero un ottimo wrestler. Quindi dispiacerebbe se davvero fosse in maniera del tutto definitiva e non una relativa pausa, che magari ci può anche stare la pausa nei wrestler, perché comunque io penso che soprattutto in questo periodo di Covid, di chiusure, secondo me molti wrestler avranno pensato di magari smettere perché comunque non si aveva la possibilità di esibirsi e di allenarsi come prima, quindi magari ci può anche stare. Però speriamo che non sia del tutto definitiva perché comunque merita. E quindi niente, Esattamente, se avete possibilità di recuperare pure qualche suo match, fatelo perché insomma, è davvero bravo. ma oggi parleremo anche di Leon, tra l'altro, perché comunque sia Esatto. abbiamo comunque in cartello i primi due episodi caricati dalla Wrestling Megastars, e quindi appunto ci sarà anche una sua comparsata insieme a un altro personaggino molto, molto interessante. Ma andiamo con ordine, perché primo episodio della Wrestling Megastars si apre, oltre alla sigla, anche con un segmento molto particolare, perché King Danza e Guido Meccanico si affidano al Dottor Tracker. Non ho capito se avere del supporto, dei consigli o semplicemente per sfogarsi, perché Danza è indignato perché non viene messo mai nel main event. Lui, allievo di Ultimo Drago, lui, King of the Ring, non va mai nel main event, quindi è indignato. Mentre Guido Esatto. Meccanico ha un problema col gentil sesso, mettiamola così, è disperato. Piccolo problema. Non riesce a piacere alle signorine e si affida al dottor Tracker, che però a Danza l'ho ascoltato, ma a Guido ha preso e se n'è andato proprio, quindi Esatto. così, molto E Guido ha professionale. detto: "Mi dovete aiutare, dottore, mi dovete aiutare." Era disperato, povero Guido, cioè, porello, porello, è stato snobbato totalmente. E niente, quindi si è arrivato a un nulla di fatto, anzi no, si è arrivato a Guido che ci ha ricavato una sedia perché ha preso la sedia del dottore e ha detto: "Beh, questa me la porto a casa." Che può servire. Servire?
ha guadagnato una sedia, va bene. Lui non è un falegname, però una sedia in più fa comodo. Però è un meccanico, quindi magari può servire per riposarsi un attimo tra una macchina e un motorino che avrà sistemato. Esattamente, esattamente. E quindi questo segmentino così molto, molto divertente, molto colorato così per aprire, abbiamo però poi subito il collegamento con il Teatro Centofiori di Bologna, dove si è tenuto lo show della Notte dei Campioni, che è un po' lo show protagonista di questi primi episodi della Megastars. E Dario, prima di parlare del match, a me sono saliti dei feels incredibili, perché la prima cosa che sentiamo è: ciao a tutti da The Shark, Simone Rossi, esatto, commentatore di queste puntate della Megastars. E io ero tipo, cosa? Esatto, pure io ho fatto questa faccia appena ho sentito la sua voce. Mamma mia. Perché comunque Simone è praticamente commentatore a parte delle puntate di molte delle puntate della Rising Sun, che sono disponibili tramite digital download, ma soprattutto perché fa parte ed è un membro storico del forum Wrestling Revolution, che all'epoca facevano vedere le puntate in italiano prima della TNA e poi di Lucha Underground. Quindi insomma è stato bello di sentire la sua voce. Sì, infatti, diciamo che ai tempi non c'erano magari le diffusioni di oggi, abbonamenti a YouTube, network, eccetera, quindi c'erano un po', specie con Lucha Underground, coprivano un po' magari l'interesse di quei fan che volevano recuperare qualcosa. Quindi sì, un sacco di feels così da subito. Esatto. Tra l'altro, lo abbiamo pure visto di presenza a uno show della Rising Sun, che era lo show quello con Open and Dragon Gate, mi pare. Erano nelle Ah, è retrovie. vero. Sì. Erano nelle retrovie, sì. Lui insieme agli altri Wrestling Revolution, che insomma, a quanto pare, ho sentito che si sono un po'. Cioè, non è più come prima, perché giustamente si cresce, si hanno nuovi No, fare impegni, altre cose, sì. si mettono a fare altre cose. Infatti, ora nel commento della Rising Sun non ci sono più loro, ma ci sono i commentatori della SIV. Sì, esatto, Gib e Bob, che adesso sono i commentatori anche della Rising Sun, oltre che di Tuesday System e i vari eventi speciali della della SIV. SIV, esatto. Allora, prima di parlare dei match, salutiamo Fabrizio che ci raggiunge anche lui per questa puntata. Ciao Fabri. Stavolta è lui che commenta e io che sono faccio il live, invece di solito è al contrario. Infatti, beh, ogni tanto deve prendere un attimo fiato anche lui, che viaggia sempre fra AEW, Jacksonville, Messico, poi di nuovo Jacksonville, si ferma un attimo. Insomma, un po' si deve riposare, poverino, perché le ore di distacco sono tante. Mi sembra anche giusto. E allora, primo match, quindi poi dello show, della puntata, abbiamo un match valido per una number one contendership, dove Nico Narciso, ex campione assoluto della Megastars, affronta Blackford. Match corto, ma buono in un certo senso, cioè. Sì, molto, molto intenso, perché comunque sono due atleti abbastanza bravi. È stato molto combattuto come match. Poi vabbè, io sono un po' di parte perché mi piace Nico Narciso, insomma, quindi E siamo in due, quindi siamo in ovviamente qui siamo profesi in due. questa Che tra circostanza. l'altro ho pure il suo autografo qua accanto. L'ultimo evento della Rising ho preso praticamente l'autografo con la cosa quella che praticamente andava in beneficenza, questo non mi ricordo come si chiamava, La cartolina No More la cartolina, War esatto, per sì. mi sfuggiva il nome. Insomma, match molto bello, carino. Poi a un certo punto arriva al bordo ring, arriva pure VP Dozer, tra l'altro. Fa la comparsa proprio il campione che a dare un po' fastidio ai wrestler, insomma, però comunque, nonostante sia stato corto, è stato molto bello come match. Sì, assolutamente, come dice Ale, comunque con Nico il match bello esce sempre. E Esatto. effettivamente, comunque, sì,
Nico è uno di quei wrestler italiani che ho sempre visto come un ragazzo, oltre che comunque molto versatile, perché nella Megastars comunque lo vedete da face, in Rising Sun capita spesso, specie se magari comunque ci sono diversi altri face nel ring, capita che magari faccia la parte dell'heel, quindi diciamo che si sa adattare bene comunque anche alle circostanze, e quello che fa comunque diciamo magari poco tra virgolette, ma comunque fatto sempre molto bene. Più che il, io lo definirei quasi un tweener, perché dipende dai match che ci sono stati. È il classico tweener che praticamente non gli interessa stare con i face e neanche con gli heel, insomma, quello un po' più solitario. Tra l'altro l'ultima della Rising Sun ha combattuto per il titolo di Fabio, e devo dire che è stato molto, molto bello come match, perché lui alla fine, anche se molto spesso lo vediamo per il, che combatte per il titolo dei pesi massimi, può anche essere light heavyweight perfettamente, perché mi sembra che rientra nel range di peso dei light heavyweight, infatti per questo che era nel match di Fabio, perché il titolo di Fabio è quello dei pesi medi, se non ricordo male. Junior Heavyweight, comunque sia. Sì, dovrebbe essere Junior Heavyweight della federazione, quella irlandese. Sì, quindi ci sta, comunque ci sta bene, e nonostante appunto vista comunque la presenza anche nel roster magari della Megastars di gente come VP Dozer, anche Danza, che comunque è bello massiccio di sostanza, qualcuno come Nico magari sì, comunque col fisico ma anche molto agile, ci sta bene. E qui, nonostante appunto Dozer fa capolino, diciamo punzecchia Nico, punzecchia il pubblico, eccetera, alla fine comunque Nico riesce a non farsi beffare e ottiene questa title shot, che vedremo poi come andrà a finire, come andrà a culminare la situazione, però intanto Nico si porta un bel premio a casa, e tra l'altro poi giustamente alza anche la mano a Blackford, che comunque sia, io confesso non l'avevo mai visto, lui onestamente, una scoperta nuova, non è stato male, comunque il suo l'ha fatto. Sì, no, il suo lo sa fare, è un wrestler abbastanza capace per lui, tra l'altro molta sportività a fine match, perché tutti e due per rispetto si alzano il braccio a vicenda. Insomma, bello. Mi piacerebbe rivederlo in un futuro match, sia della Megastars o di altre federazioni italiane. Assolutamente, assolutamente. Ma abbiamo parlato di King, abbiamo parlato di questo personaggio insoddisfatto e molto rabbioso, molto arrabbiato, e quindi nella prima puntata della Megastars abbiamo la Open Challenge di King Danza, che King, se state vedendo, esatto, il bannerino, noterete delle virgolette, voi direte perché. Perché King Danza, oltre a insultare il pubblico, perché per lui sono tutti imbecilli, cioè tutti letteralmente, imbecilli. Esatto, si sceglie il suo avversario, proprio letteralmente, lo dice, no? Ho scelto io il mio avversario, quindi Open Challenge, perché alla fine ha scelto lui. Open Challenge per nome, perché ormai tutte le challenge sono Open Challenge, giustamente. Però si è scelto lui, tra l'altro si è scelto lui l'avversario, e difende per il titolo creato da lui, tra l'altro, perché il King of the Ring Championship non è un titolo riconosciuto dalla Megastars, è un titolo che si è creato King Danza, perché appunto la federazione non lo mette mai nel main event, non lo mette a competere per il titolo della Megastars, e quindi si è creato il titolo, il suo titolo, e si sceglie anche i suoi avversari, insomma, se la canta e se la suona da sola. Ecco, esattamente così. L'avversario per questa circostanza è il Gringo, nostra vecchia conoscenza, ormai ragazzaccio bello quanto promettente, esatto, che ci prova in qualche modo a impensierire il campione, però purtroppo, vista anche la presenza dell'allegro compare, il dottor Tracker, giustamente, non ha avuto molto scampo. Danza alla fine un match molto breve, anche più breve del precedente in un certo senso. Sì, a voglia. Sì, decisamente sì, molto breve.
Poi, tra Povero l'altro, a fine match Greenwald. entra pure Dr. Tracker che gli fa. Lo devasta pure, insomma. Sì. Secondo me, non aveva la giacca adatta, per questo ha perso il gringo. Perché secondo me, con la giacca che ha ora, gliel'avrebbe suonata King Danza. Dobbiamo parlarci prima o poi, dargli qualche magari suggerimento di stile per prossime volte che andrà in Megastars, però se non altro almeno il buon Gringo, nonostante è in Megastars, diciamo, periodo un po' dimagra nelle sue apparizioni, in SIV comunque ha ottenuto una gioia titolata, il primo titolo singolo, se non sbaglio, comunque della sua carriera, Sì, mi pare e di sì. sì, il titolo Genesis, che lo vedremo anche mettere in palio la settimana prossima nello show serale di Squash a Jobber Podcast che ci sarà a Pero dopo lo show Esatto. della Rising Sun. Rising Sun, esatto. E quindi, comunque sia, almeno altrove ci sono delle gioie anche per il gringo. Ma tra l'altro pure Rising Sun ha ottenuto una bella vittoria. Tra l'altro pronosticata dal sottoscritto. Bravo, bravo. Ricordiamola questa cosa. Gliel'ho pure Esatto. detto, tra l'altro, di presenza all'ultimo evento. Giusto, giusto. Era un pronostico difficile perché comunque, allora andiamo a spiegare, il gringo comunque sia di recente è stato anche il vincitore della Rising Cup, che appunto è questo trofeo che prima era annuale, poi con la pandemia comunque sia è stato messo un po' da parte, però questo trofeo della Rising Sun che vede giovani prospetti affrontarsi e magari. Nel frattempo c'è qualcuno che mi sgasa sotto casa, però comunque sì, appunto, questi giovani si Vabbè, affrontano per cercare anzi a te di ti scalare le sgasano. gerarchie. A me ogni tanto fanno invasioni, però vabbè. C'hai la NJPW dietro la porta. Sì, c'è la Forbidden Door, ogni tanto entra qualcuno. C'hai il varco dimensionale di Rick e Morty, Esatto. una porta verde. E quindi sì, appunto il gringo in Rising Sun è riuscito a vincere l'edizione annuale della Rising Cup e comunque ha battuto anche degli avversari non di poco conto perché c'era Abbey Esatto. Knight che l'ha vinta già in passato, Nico Narciso che comunque sia, ne abbiamo già parlato, ottimo talento e se non ricordo male anche Matt Disaster Sì, era. mi sembra che c'era pure lui. Infatti, mi sembra che siamo andati col pronostico io e LG e tu metti disaster, se non No, ricordo io male. ero per Nico Narciso, che è Ah, vero, andato per Nico male, Narciso, magari. sì, vero. Sì. No, io sono andato subito, appena ho visto il G, ho detto no, è il G, assolutamente. Perché insomma, sono anni che lo vede esibirsi sia in ICW che in Rising Sun, e sono anni che dico che lui merita, e quindi insomma, se lo vedo vincere, sono più che contento. Un po' come quando vedevo Akira dal vivo nel lontano 2017 e mi feci la foto con lui, dicendo che lui meritava, sarebbe andato lontano, insomma, è andato proprio molto È lontano, è andato andato letteralmente molto oltreoceano. lontano, ha cambiato continente È totalmente. andato oltreoceano, tra l'altro. Sì. Quindi, insomma, ho azzeccato anche questo di pronostico. Esattamente, esattamente. E vedremo anche cosa riserverà il futuro al gringo. Intanto, andando invece con il secondo episodio della Della Wrestling Megastars. Megastars, abbiamo anche qui un segmento introduttivo perché siamo negli spogliatoi della Megastars e c'è Leon che si sta allenando sotto la guida di Shock. Shock che gli sta contando le flessioni e poi tutti e due vengono interrotti proprio dal King Danza, Da ovviamente, King che fa una Danza. proposta molto particolare perché cerca di ingaggiare Shock e Leon, letteralmente proprio, perché inizialmente la mette lì come un'alleanza, no? Poi proprio gli mette la valigetta in mano con quello che dice lui è solo un anticipo, perché magari loro possono essere i tritacarne, Shock e Leon, però hanno comunque bisogno, secondo lui, anche dei suoi soldi e quindi lancia questa proposta. La lancia, nel vero senso della parola, gli lancia Beh, sì, proprio. hanno messo la valigetta in braccio a Leon, quindi se la sono tenuta.
vediamo. Quindi chi lo sa, se accetteranno o meno, lo scopriremo. Due sono le cose, o li vanno a consumare in giro, sbevazzando, magari facendo nuovi abbonamenti in palestra per diventare ancora più forzuti, oppure gliela ridaranno in faccia e se ne fregherà. Però vedremo, vedremo. Vedremo, infatti. Sì, e giustamente, appunto, Ale dice i tritacarne, questo tag molto, molto rude che si è formato in Megastars. Vedremo, vedremo. È il classico nome che probabilmente a molti può stonare in italiano, però magari in inglese dicono: oh, bello questo nome. di quei nomi che dici: ma perché questo nome? Poi lo senti in un'altra lingua e dici: vabbè, è un po' come i Beatles, però se vi dicessi gli Scarafaggi direste: ma che nome è? Esattamente, esattamente. E quindi segmento anche qui di apertura, e poi abbiamo il primo match dove Guido Meccanico arriva nel ring e cerca di rompere questa maledizione, questo problema col gentil sesso, provando a fare un po' il simpatico, un po' il piacione, prima con una ragazza, poi con il pubblico. Esatto. Con la ragazza non va molto bene, il pubblico però sembra andargli molto reagisce, dietro, empatizza con il suo problema. Il problema però concreto è che viene raggiunto da un avversario che è, diciamo, il suo opposto completo, e che alla fine riesce anche a metterlo KO, perché Maxi Toy Boy affronta con successo Guido o Meccanico. Sì, infatti possiamo dire che si è verificato quasi un doppio turn durante il match, perché praticamente se inizialmente Guido Meccanico è stato abbastanza tifato dal pubblico quando è entrato sul ring, mentre invece magari Maxi Toy Boy era un po' rumoreggiato, durante il match, viste le scorrettezze di Guido Meccanico, le parti si sono invertite, perché il pubblico ha cominciato a tifare per Maxi Toy Boy. Anche perché quasi Guido Meccanico sembrava che quasi costringesse la ragazza che inizialmente ci aveva provato durante l'ingresso per le sue proposte, insomma, ad accettarle, mentre invece era più interessata a Maxi Toy Boy, perché il nome, sì, Maxi Toy, certo, Boy. Ovviamente fra i due quello più avvenente è il Toy Boy, però allora il match non è stato malino, alla fine ci stava, comunque anche qui hanno fatto il giusto, era la prima volta comunque che si affrontavano, quindi magari non proprio una chimica avviatissima, però secondo me cercare di mettere il Guido Meccanico è impossibile, non è fattibile. Cioè, io sentivo comunque che magari nonostante le scorrettezze, poi tra l'altro Simone Rossi al commento era molto attento a evidenziare anche i richiami che venivano fatti dall'arbitro, però il pubblico andava comunque dietro a Guido. Cioè, empatizzava di più con lui, lo percepiva forse più naturale, più simpatico, non lo so, però c'era, e questo è vero, una forte fetta di pubblico molto pro Guido, quindi non so quanto effettivamente proporlo come il sia saggio, ma alla fine per un'apparizione così saltuaria, vedremo poi se sarà un'apparizione saltuaria. Poi vedremo, magari ritornerà in Megastars. Può darsi, può darsi. E quindi comunque sia un buon test di prova per Guido, un più uno per Maxi Toy Boy, e vediamo appunto il futuro anche qui cosa riserverà a tutti e due. Diamo uno sguardo in chat, vediamo se ci sono commenti anche su questo match. Allora, ci dice Ale: io lo vedo più come un personaggio alla Gredo, quello della TNA. Quello col marsupietto che arrivava. Non so se ce l'hai presente. Che tra l'altro lui era pure un wrestler dell'ICW delle Insane, si intende, no? Dell'ICW italiana. E lui aveva praticamente lo stesso personaggio che aveva in TNA / Impact, perché è stato sia nel periodo in cui si chiamava TNA sia nel periodo in cui si chiamava Impact Wrestling, però poi a un certo punto in Insane è tornato heel, è diventato più cattivo,
usava molte più scorrettezze, si è adattato quasi, possiamo dire, al tema dell'insegne, dove comunque si fanno match più estremi, si è più cattivi, insomma. Comunque, buon paragone, mi è piaciuto, devo dire, perché tutti e due si assomigliano parecchio, certo, ovviamente non come personaggi, perché Guido meccanico, appunto, è un meccanico, mentre Gredo è più un ragazzetto che lì che riesce comunque a vincere grazie magari a qualche colpo di fortuna, perché comunque lui è bravo sul ring, è comunque il suo personaggio che Sì, e anche Guido lo effettivamente fa sembrare. comunque nonostante magari pochi match, lui purtroppo anche lui la pandemia ci ha rimesso particolarmente per la sua crescita, però comunque c'è del talento, soprattutto a livello di intrattenimento, è già comunque molto bravo. Allora, io mentre regolo un attimo il ventilatore perché vedo che sta facendo un attimo le biffe, ti affido l'introduzione di questo match, anche qui molto particolare. Tutto tuo. Ah sì, abbiamo praticamente un match particolare perché abbiamo Macro Diamond che sostanzialmente è un wrestler che si vede anche in We Vav Wrestling, un ragazzo molto talentuoso. E praticamente inizialmente doveva affrontare un altro wrestler, mentre invece alla fine lotta contro Rabbia, che fa parte praticamente fa parte della cerchia di questo personaggio abbastanza misterioso e molto, molto dark, che si fa accompagnare anche da Mostro. Che è un altro di questi wrestler molto particolari. Lui è un wrestler molto mastodontico. E insomma, è un match abbastanza particolare perché Macro Diamond riesce comunque a fuggire molto spesso dagli attacchi di rabbia, però comunque le interferenze ci sono sempre a bordo ring perché comunque loro rimangono a bordo ring. E quindi niente, alla fine il match è finito per squalifica perché comunque sono intervenuti, l'arbitro non si è più trattenuto dal non squalificare Rabbia e quindi alla fine Macro Diamond riesce a vincere per squalifica sostanzialmente. Però insomma, anche qui un match di media lunghezza di cui si vede molto il talento di Macro, perché comunque anche lui è un ragazzo molto talentuoso, giovane, che sicuramente per la pandemia ne avrà ripagato anche lui, però comunque è un ragazzo molto, molto bravo. Però dai, bel match anche questo, tutto sommato, anche se breve. Sì, diciamo, questo match è stato particolare innanzitutto per il cambio che c'è stato comunque sia di avversario per Macro Diamond, che appunto originariamente doveva essere Master Zodiac, poi il ring announcer Esatto. imbarazzatissimo ha annunciato il cambio. Perché Master Zodiac che è andato dal ring announcer gli ha annunciato appunto che non La sarebbe stato lui a lottare, ma Rabbia. Però Esatto. Wrestler fa parte della sua cerchia. E, come ci dicono poi dalla chat, poi qualcuno l'ha riconosciuto, poi l'altro Esatto. adepto di Master Zodiac, mostro, in realtà è Giant È Warrior. Giant Warrior in We Vav Wrestling, tra l'altro. E quindi sì, appunto, Master Zodiac insieme a Mostro si è fatto da parte e Rabbia se l'è vista con Macro Diamond e tra l'altro comunque sia al commento ma anche comunque sia magari chi stava guardando il match non gli dava un chant a Macro Diamond che però comunque ha resistito anche a dei pin che sembravano decisivi dopo comunque Sì, mosse di impatto esatto. pesanti, quindi il Sì, suo lo stava facendo. nonostante comunque prevalevano più gli heal per le interferenze e tutto, lui comunque ha resistito tanto alle varie scorrettezze. Tanto che infatti alla fine intervengono e l'arbitro non può che chiamare la squalifica perché insomma E dopo. mica Master Zodiac che l'ha proprio buttato giù dal paletto. Esatto. Tra l'altro, un personaggio Master Zodiac che non lo conoscevo, però molto molto interessante.
è più il classico santone che si fa portare dietro tutta la sua cerchia di personaggi un po' particolari, un po' paragonandolo a personaggi un po' più di nicchia, un po' alla Bray Wyatt, l'ho visto, Master Zodiac, come Eh sì, proprio di personaggio. nicchia, Bray Wyatt. di nicchia nel senso classico wrestler più conosciuto rispetto magari Okay. E, Master ah Zodiac. sì, l'act, il character è un po' quello, L'arte sì. è un po' quello, esatto, sì. Poi magari non è proprio uguale perché... Però comunque ci assomiglia molto dallo stile un po' Gli manca la barba, santone. Esatto. se no. Gli manca la barba e anche un po' di pancia in più, probabilmente. E quindi sì, per il momento va così. Macro Diamond comunque raccoglie questa vittoria e vedremo poi anche lui se magari apparirà nei prossimi episodi. Ma intanto, nei prossimi episodi, poi ci andremo a vedere anche il match fra Nico Narciso e VP Dozer, che magari vi VP racconteremo, vi commenteremo in prossime puntate. Dozer. Tra l'altro sarà il co-main event dell'evento della Notte dei Campioni, perché alla fine Dario, fermo lì che Ale ha sbloccato i feels potentissimi. Se avesse il attenzione. pizzetto sarebbe Kevin Thorn. Mamma mia, Kevin. Mi viene in mente una citazione di Boris, ce l'ho proprio qua e poi sulla punta della lingua, che riguarda un individuo del regno animale che solitamente fare bau. È accompagnato da maledetta. Mamma mia, va bene. Però sì, ci sta. E va bene, per il momento, solo per oggi, terminiamo con Wrestling Megastars. Vi ricordiamo che le puntate sono disponibili sul canale YouTube di Michele Posa e oggi, tra l'altro, nel giorno in cui stiamo facendo questa live, è stata caricata una nuova puntata, quindi avete possibilità magari anche di portarvi avanti rispetto a noi e di essere anche più pronti con i commenti, ma senza spoiler. Esatto, sempre no Vediamo comunque. spoiler. Esatto. Detto questo, poi facciamo un salto invece in un'altra sigla, comunque italiana, perché abbiamo parlato di Macro Diamond, Guido o Meccanico, anche di Shock e tutti questi E personaggi. anche di Giant Warrior. Anche il Giant Warrior, esattamente, mostro, ormai per me è mostro. Mostro, esatto. Quando lo vedo di nuovo, lui è gigante, veramente fa impressione dal vivo, però quando lo rivedo, dico, ehi, mostro! Appunto, Tanto me lo fa non so quando ti convenga, dalla quindi di distanza, mostro. mostro. No, nel senso ti mostro questa cosa. No, ti devo mostrare, mostro come mostrare. Non è che ti ho detto imbecille nel senso, imbecille nel senso che No, imbelle. quello è King Danza, non sono io a dire queste parole. Esattamente. E, però comunque tutti questi ragazzi qui si esibiscono anche in un'altra sigla italiana, ovvero nella Viva Wrestling. Viva Wrestling che potete seguire in diversi modi, innanzitutto in televisione tramite le puntate che vanno ogni domenica alle ore 23 su Super Six e che poi la settimana dopo, quindi la domenica successiva alle ore 20, vengono ricaricate sul canale YouTube della Viva Wrestling. Esatto. E ci sono già le puntate precedenti, diciamo un po' della prima stagione, che quindi riguardano anche il periodo pandemico, però comunque adesso siamo ormai, diciamo in un certo senso nel post-pandemia, comunque post-lockdown, dato che c'è di nuovo presenza del pubblico, quindi magari potete vedere i wrestler anche qui interagire con il pubblico, quindi uno show più godibile comunque rispetto ovviamente a quelli fatti in lockdown. E ci siamo lasciati con la Viva Wrestling la precedente stagione con Luke Zero che lascia il titolo delle regioni.
il titolo delle regioni della Viva Wrestling, come spiegato bene anche al commento fatto dal nostro Stefano, che è il coordinatore, oltre che di AEW Italian Podcast, anche del nostro canale YouTube e Twitch del lato viola del ring. Insieme a lui debutta Eagle del canale Eagle in Dono. E appunto, come spiegano anche loro molto bene al commento, è un titolo particolare perché dopo tre difese può essere reso vacante o comunque lasciato in favore di una title shot per il titolo italiano. Titolo italiano che in questo momento è detenuto da Shock, e parleremo poi anche più avanti del match che ne è nato comunque fra Luke Zero e Shock, però innanzitutto c'è l'esigenza per la Viva Wrestling di riassegnare il titolo delle regioni. Delle regioni, esatto. Come viene fatto? Con una battaglia fra gladiatori, battaglia a sei uomini, dove si parte con una Battle Royale e i due che rimangono poi danno il via a un match classico dove si vince per schienamento, sottomissione, e il vincitore appunto definitivo poi diventa il nuovo campione delle regioni. Ora, Dario, siamo pronti a vedere chi è il nuovo campione delle regioni? Esatto. Se seguite la Viva Wrestling lo sapete già, ma adesso ve lo ufficializziamo, perché Ape Atomica vince la battaglia dei gladiatori battendo Walter Ego, Macro Diamond, Massimo Panico, il Gargoyle e in ultimo, perché si scontrano nell'uno contro uno, Davide Rosselli. Esatto. Ora, partendo dalla Battle Royale, che ne pensi? Come l'hai vista un po' la gestione? Ma devo dire che è stata una Battle Royale abbastanza bella, perché tra l'altro si sono formate già da subito degli scontri interni. Prima Macro Diamond e Walter Ego, che ormai vanno a oltranza con la loro rivalità, che è da tanto tempo che comunque c'è questa rivalità tra questi due giovani wrestler. Poi Gargoyle, che è andato contro Massimo Panico, e Apatomica, che ha fatto un bello scontro anche con Davide Rosselli, soprattutto nel finale. E, insomma, è stata una bella battaglia. Tra l'altro, il primo eliminato è stato Walter Ego, praticamente eliminato da Macro Diamond, sostanzialmente. E poi praticamente a un certo punto, prima si sono scontati Gargoyle e Massimo Panico, poi improvvisamente Massimo Panico fa una stunner a Macro Diamond e Gargoyle lo elimina dalla terza corda, quindi c'è questa mini alleanza tra i due, e poi come fa il nome Massimo Panico? Si scatena il panico sostanzialmente, perché praticamente a un certo punto, nel vari scontri che ci sono stati nel ring, a un certo punto c'è Gargoyle che si trova quasi a bordo ring, quasi per essere eliminato, e Massimo Panico che cerca di eliminare Gargoyle. Poi a un certo punto Gargoyle gli sputa praticamente un qualcosa, che questo non mi viene in mente cosa, Roba. una roba, esatto, una Covid free, roba abbastanza strana. questo E praticamente da lì succede il panico, perché arriva Ape Atomica da dietro che elimina sia Massimo Panico che Gargoyle. E poi a un certo punto Massimo Panico, diciamo, se la prende con Gargoyle, lo ammanetta, lo attacca, Gargoyle lo morde, insomma, è abbastanza tirata come rivalità. Penso che comunque nel futuro prossimo i due si affronteranno, perché penso che si andrà probabilmente a un match. Infatti si scatena così tanto il panico fuori dal ring che i due che sono rimasti sul ring, Apatomica e Davide Rosselli, non sanno che fare, si guardano, non sanno se intervenire, Se intervieni le prendi pure da sopra e ciao ciao match, ciao ciao titolo, che vuoi fare? Esatto. Tra l'altro Massimo Panico, quando è entrato nel ring, cerca di dare la mano a un tifoso. E il tifoso è un po' così, che non sa se dargli la mano, e si vede lui che lo saluta, il tifoso. Poi va nell'altro, c'è un altro bambino accanto, cerca di dargli la mano, il bambino gli dà la mano e gli fa un gestaccio, quindi insomma il bambino non l'aveva vista lunga, che c'era Una qualcosa persona sotto la testa. pessima, Massimo Pan veramente senza ritegno, senza ritegno. Esatto. E quindi insomma alla fine si va a un incontro singolo tra Davide Rosselli e Apatomica. Davide Rosselli, tra l'altro,
è stato l'ultimo avversario di Luke Zero nella sua ultima difesa per il titolo delle regioni. Quindi è stato già è andato all'assalto del titolo delle regioni e si trova in questa finale sperando di ottenere la vittoria. Tra l'altro è molto, molto bello lo scontro perché i due vanno dei pin praticamente quasi da tre, possiamo dire, con molti capovolgimenti di fronte. E alla fine a spuntarla è Ape Atomica con il suo classico splash e vince la contesa, vince anche il titolo delle regioni. Però devo dire che è stato un bello incontro, soprattutto lo scontro singolo, perché si vedeva molto il talento di tutti e due wrestler. Davide Rosselli, che è un wrestler che comunque da 6 anni, se non sbaglio, che lotta. Pare che lo dice nel promo finale, che comunque lui è da poco che lotta, mentre invece Ape Atomica è più conosciuto perché, appunto, a parte che è il primo campione italiano della Wii Wrestling, se non ricordo male. Mi pare Adesso che ho un vuoto, però è comunque una vecchia conoscenza, diciamo, una vecchia nella mia. conoscenza di Wii Wrestling. E alla fine del match, appunto, c'è questo promo di Davide Rosselli e c'è questo cambio di gimmick improvviso, dove appunto Davide Rosselli diventa Rosselfie sostanzialmente. Esatto, abbiamo un nuovo personaggio e Ape Atomica, così come il pubblico presente quella sera, sono i primi a essere protagonisti del Rosselfie. Esatto, che poi tra l'altro per chi è che ha visto recenti puntate è stato quasi un nome che il nostro caro amico Pugno di Pollice gli aveva detto durante un suo match, l'aveva chiamato Rosselfie, perché appunto ci fu questo scambio a fine match con il pubblico dove uno gli chiese un selfie, arriva Davide Rosselli, gli fa il selfie e Pugno di Pollice dice ehi Rosselfie, quindi probabilmente è da lì che è nata Pugno di Pollice, questo nome, ragazzi, chi lo Pugno di sa? Pollice ne sa. Andate a vedere la Viva Wrestling perché incontrando Pugno di Pollice partirà Pugno di un amore. pollice. Pugno di Pollice, assolutamente, assolutamente. E quindi Esatto. sì, assolutamente. Io devo dire, allora, la Battle Royale l'ho gradita fino a un certo punto perché comunque sia poi c'erano diversi nomi coinvolti in azione allo stesso tempo. Classica Battle Royale dove magari ti perdi qualcosa a un certo punto, per esempio, io, così come anche i due commentatori nostri conoscenti, mica avevo capito se Ape Atomica fosse stato eliminato così come Rosselli. Poi, magari intuendo come potesse andare, dicevo: no, vabbè, ma non è stato eliminato Ape Atomica, sta solamente lì fuori dal ring nell'attesa, no? Sì, Però esatto, erano tutti e due qualche fuori dal ring, passaggio. perché insomma se le erano date ed erano usciti dalla seconda corda, quindi non erano stati eliminati dalla contesa. E Sì. infatti nel ring rimane Ape Atomica e non si capisce a un certo punto chi è che rimane. Invece poi si vede Davide Rosselli che entra nel ring e lì si capisce che appunto Davide Rosselli era l'altro membro che era rimasto nel Esattamente, ring, esattamente. in questa. No, comunque, alla fine, sia per quanto riguarda il titolo delle regioni, che è davvero, a parte un bel titolo esteticamente, ma è comunque una bella idea di tipologia di titolo, perché comunque è un titolo particolare, non è il classico titolo che si vince e basta, no, è un titolo che tu puoi decidere, dopo la terza difesa titolata, se renderlo vacante, avere uno shot per il titolo italiano, oppure continuare a difenderlo. Quindi è davvero una Come bella ci idea. suggeriscono dalla chat. Esatto, la famosa option C, che io ricordo Esattamente. sempre chi è stato a introdurre l'option C, perché magari molti cercano di dimenticarlo molto spesso. Beh, vista comunque la sua testa calda, ci sta che in qualche modo ogni tanto sfugga alla memoria. Però sì. Esatto. Vabbè, è stata introdotta praticamente da Hulk Hogan durante il periodo della sua permanenza in TNA, sostanzialmente. E Sì, che poi ci sviluppata anche fu. poi on screen da Austin Aries. Esatto, che infatti poi fu una rivalità lì per quanto riguarda il titolo X Division, perché appunto chi aveva il titolo X Division durante il pay-per-view a tema
della divisione della X Division, praticamente poteva il campione della X Division poteva rendere vacante il titolo per avere uno shot per il titolo mondiale. E lì ci fu insomma una rivalità tra Austin Aries e Suicide, che praticamente a un certo punto si vede Suicide slash Manic, tra l'altro, perché comunque poi il personaggio quasi che cambia, vince il titolo e alla fine a vincerlo non è stato Suicide, che tra l'altro all'epoca il personaggio lo interpretava TJP, tra l'altro, cioè si Sì. vede il TJP che arriva con Hulk Hogan dicendo: "Ma non sono io che ho vinto il titolo." Alla fine si scopre che è stato Austin Aries a vincere il titolo. Insomma, una bella rivalità quella all'epoca che ci fu. Poi vabbè, ce ne sono anche tante altre Sì, assolutamente. Quelle erano di le tipologie piccole di titoli. cose salvabili di quel periodo, Esatto. che magari rendevano un po' Della gradevole TNA la visione del Championship. prodotto. Sì, esatto. E va Vabbè, ma bene, possiamo quindi citare questo è un anche po'. il Gift of Sì. the Gods, possiamo citare tra l'altro come altro titolo dove tu praticamente puoi renderlo vacante per avere una shot al titolo mondiale, come fu appunto il Lucha Underground. Sì. E quindi appunto questo per quanto riguarda l'episodio 28 della Viva Wrestling. Prossimamente poi cercheremo appunto anche di tenervi aggiornati sui prossimi episodi che anche qui potete recuperare su YouTube, sul canale appunto apposito della Viva, e quindi provare a seguirla insieme a noi e poi venire qui anche a dirci le vostre opinioni sul prodotto Viva, sui lottatori, il commento. Insomma, tante cose su cui in qualche modo si può discutere. E poi anche, come dicevo Ora, prima, su Super Six ogni domenica alle 23. esattamente su Super Che Six. è visibile, tra l'altro, in molti modi, perché è visibile sia sul canale, mi sembra, 866 del digitale terrestre, e poi è anche visibile sul 123, ma praticamente premendo il tasto rosso, perché praticamente sul 123, premendo il tasto rosso, si apre una pagina multimediale con tanti canali collegati, tra cui appunto Super Six. Perché ho scoperto che praticamente non è visibile a tutti l'866, però c'è questa opzione che tramite le smart TV si può vedere appunto Super Six tramite il 123 premendo il tasto rosso del telecomando. Piccola chicca, tra l'altro, Quindi, perché può appunto, se capitare la che uno domenica non avete riesce. problemi a dormire, alle 23 la Viva Wrestling vi aspetta. Esatto. E detto questo, io sto iniziando anche a saltare un pochettino perché il computer sta diventando una griglia praticamente per la carne. Ci potrò cuocere la salamella stasera sul Una computer. griglia per il tritacarne. Quindi. Una griglia per i tre, no, no, i tritacarne devono stare lontani dal mio computer perché quelli capaci che lo maneggiano un attimo e diventa briciole per topi. Quindi, no, lasciamo stare, ho la griglia, ci cuocio la mia carne, i tritacarne stessero ad allenarsi. E quindi, prima della chiusura, sotto di noi sta passando un bannerino con la card al momento annunciata per il nuovo Fight Forever dell'ICW. Tra l'altro, sul canale Twitch dell'ICW potete recuperare magari vecchie puntate dove hanno mostrato gli ultimi match che ci sono stati nel loro show. Su YouTube potete invece recuperare lo scontro fra Nico Inverardi e Connor Mills, che ve lo consiglio davvero caldamente. È stato veramente un bel confronto tecnico, dinamico, molto interessante. E mentre invece, Dario, ricordiamo poi per chiudere dove saremo noi la settimana prossima. Esatto, noi il 25 di giugno saremo esattamente a Milano Pero per goderci non uno, ma ben due show di wrestling. Perché intorno alle 5:30 ci sarà lo show della Rising Sun, che eccezionalmente avrà solo uno show. Perché di solito la Rising Sun si esibisce in due stage, uno del pomeriggio e uno della sera. Ma siccome è in concomitanza con un altro show,
che si terrà appunto alla fine dello show della Rising Sun, avremo lo show, il primo show della Squash and Jobber, praticamente, che sarà appunto sempre Milano Pero, intorno, se non ricordo male, 8:30-9, sempre il classico orario. Sì, 20:30, orario serale, comunque, sì. Orario canonico serale. E, insomma, saranno due show, secondo me, abbastanza belli, sia dal punto di vista lottato, per quanto riguarda lo Squash and Jobber, che sarà pieno sia di wrestler italiani che anche internazionali, ma anche a seguire le varie rivalità che sono presenti nella Rising Sun, e anche e soprattutto, che è il tema della Rising Sun, con quello che è successo alla fine del precedente show, dove appunto Alex Flash si rivela essere praticamente il nuovo proprietario della Rising Sun. Io vedo che Draco apprezza. Non vedo l'ora di vederlo, Alex Flash, lo abbraccerò fortissimo e dirò grazie, esatto, per aver preso in mano la Rising Sun. Non vedo l'ora. E poi magari ci dirà che noi facciamo schifo alla merda, no? Probabilmente, visto la sua classica frase che dice. Va benissimo. Io però farò comunque come Kevin Owens con AJ Styles. Ah, questa è la tua catchphrase. Ah! No, ma tra l'altro, comunque, a parte gli scherzi, secondo me saranno due bei show, perché comunque sì, ci saranno molti wrestler internazionali. Ci sarà il ritorno di Akira, questo io lo vorrei sottolineare, il nostro Akira internazionale. Due match, tra l'altro, farà due match nello stesso giorno. Esatto, farà due match nello stesso giorno. Si farà un volo oltreoceano per ritornare in Italia. E farà, secondo me, due bei incontri, perché nello show della Rising Sun se la vedrà con LJ Clearly, tra l'altro, wrestler della Over the Top Wrestling, ormai molto, molto canonico nelle cerchie della Rising Sun, perché da molti show che si fa vedere, e a me non È dispiace, dal onestamente. pre-pandemia lui che comunque appare con una certa costanza in Rising Sun, se non Sì, ricordo male. già dai tempi quando compariva come i More Than Hype, con il suo classico tag team che si fece vedere si fece vedere all'epoca, se non ricordo male, il primo show è stato quello quando venne David Starr, se non ricordo male. David Proprio lui, Starr. la vera porta proibita, quella porta che non deve essere più aperta. Esatto, la porta non deve essere più aperta. Però sì, ormai è diventato un classico wrestler che si fa vedere spesso, e al pubblico italiano piace, tra l'altro, per cui insomma non dispiace rivederlo. E poi sarà anche presente anche lo show della Squash and Jobber, quindi non è che si ferma lì soltanto ai Rising Sun. Dice, mentre che ci sono, compaio nell'altro show. Tra l'altro sarà impegnato, ricordiamolo, nel match, nella riassegnazione dei titoli tag team della Asuka, che non si facevano vedere dopo e poi nel panorama Anche italiano. lui non Sì, è contro Yuta con Nico Inverardi. mi sono perso questo dettaglio. Pensavo fosse contro Yuta Tsuji in Squash a Jobber No, no, io e... se ricordo male, dovrebbe essere appunto nella riassegnazione dei titoli Asuka. Enea, ovviamente, da buon birbante, è andato via, e il promoter ovviamente abbandona proprio nel Esatto. momento in cui si parla del suo show. No, bugia, perché c'è LJ Cleary con Nico Inverardi per la riassegnazione dei titoli. Infatti, Sì, esatto, è il J. Clearly. seguite Squash a Jobber su Instagram, che c'è tutta la carta. Ah, no, sì, effettivamente sì, c'è LJ Cleary. Ok, Nico Sì, con Inverardi. Nico Inverardi. Tra l'altro, tag team è abbastanza, diciamo, strano, perché i due, se non ricordo male, si sono già affrontati nei precedenti show della Rising. Insomma, sarà particolare Sì, vedere a questo match. gennaio credo si sono affrontati. Sì, mi pare di sì. E tra l'altro, in questo match, tra l'altro molto particolare, perché avrà le classiche regole della luce libera, quindi si può entrare e uscire quando si vuole, e ci sarà Paris Silva a
altro prospetto importante del panorama del wrestling europeo, con un partner misterioso che ancora non è stato rivelato chi è. Quindi scopriremo magari o nei prossimi giorni o allo show stesso chi sarà il partner misterioso di Barry Silva e vedremo chi si aggiudicherà i titoli della Asuka, titoli tag team della Asuka. Poi insomma ci saranno anche Assolutamente. tanti wrestler. Voglia, no, ripeto, seguite Squash Jobber su Instagram che c'è adesso finalmente la card dell'evento con i vari ospiti annunciati e gli atleti italiani che affronteranno o con cui faranno coppia nel caso di Nico Inverardi. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché appunto Squash Jobber ha rotto il salvadanaio, ha squarciato il materasso e fatto di tutto per racimolare appunto i fondi per mettere su un primo evento che avrà davvero tanto wrestling diverso al suo interno. Esatto, quindi sarà molto particolare vedere l'evento della Squash and Jobber, ma anche quello della Rising Sun, perché comunque loro classico di quando si avvicina la data dell'evento stanno a poco facendo vedere la card dell'evento, insomma quello che hanno annunciato non è una card mica da ridere, ci sarà appunto Akira contro il Jack Lerry, ci sarà finalmente la resa dei conti contro Steve McKee e il Leone Adriano anche Roma, con esatto. stipulazione speciale, tra l'altro. Tra l'altro, annunciato nello show precedente, il Last Man Standing che ci sarà tra i due. E poi ci sarà anche, se non ricordo male, Prenderà Nico Steve Inverardi, McKee. Steve McKee. Steve McKee, quante ne Classica. prenderà? Un po' come l'ha presa nello scorso show con un Getto Corleone, tra l'altro. Devo dire che sempre cerca di attaccare briga sempre con personaggini da niente, sempre delle sue proporzioni Esatto. comunque. Sì, no, della sua stessa altezza, sì. Assolutamente, assolutamente. E, allora, siamo verso la chiusura, ma abbiamo ancora qualcuno che ci raggiunge. Paradigm Shift, si scusa per il ritardo, tranquillo, peccato che non sia arrivato prima, Tranquillo. ma potrai recuperare la puntata sul canale YouTube del Lato Viola del Ring per magari appunto sapere le nostre considerazioni sui vari temi e episodi che abbiamo trattato della Wrestling Megastars e poi anche della Viva Wrestling. Quindi tenete poi d'occhio anche il canale del Lato Viola del Ring dove venerdì torneranno anche le pillole. Pillole di Indie Nation che per questo mese saranno a tema italiano, ovviamente, dato che in qualche modo bisogna introdurre il movimento italiano, non si può che partire dal principio del movimento. E se siete attenti, alle mie spalle c'è un libro, il libro di Mr. No Limits, PAC, che è stato comunque una fonte non solo di aneddoti e divertenti e di tante altre cose molto emotive della sua carriera nel ring, ma anche di quella che è stata la nascita dell'ICW, vista comunque dal suo punto di vista, da come l'ha vissuta. E che poi ho unito insieme ad altre informazioni prese dallo stesso sito dell'ICW per iniziare appunto a elaborare delle pillole a tema wrestling italiano. Ci saranno quelle, ci saranno degli altri contenuti nei prossimi giorni, quindi insomma, Indie Nation sta ripartendo, sta ricominciando a creare tanto materiale per voi anche la settimana prossima, probabilmente, speriamo di avere una puntata. Vi faremo sapere meglio il giorno, ma per quello invece seguiteci nei vari gruppi Telegram e sui social del Lato Viola del Ring. E detto questo, Dario, grazie mille per questa compagnia pomeridiana. Il mio computer segna 33 gradi, Ah, quindi a buono. Pochi. temperatura allucinante, però grazie comunque per la compagnia. Ma grazie, grazie a te, grazie a tutti per averci seguito in questa live dedicata al wrestling italiano. Assolutamente, mi raccomando, un abbraccione a tutti quanti che ci hanno fatto compagnia in questo caldissimo pomeriggio e seguite e supportate anche il wrestling indipendente perché merita assolutamente. Alla prossima.